Quante volte ho percorso questa strada nei miei 7 anni di vita agrigentina? Quante volte questo percorso lungo il mare ha fatto da scenografia mentre le riflessioni e i pensieri del mattino si rincorrevano nel tragitto verso il luogo dove ogni nostra battaglia sportiva è stata preparata, ha preso vita e si è consumata lasciando stille di rabbia o di soddisfazione come naturale retaggio. A volte la mente girava in modo vorticoso, quasi volesse adeguarsi al ritmo delle ruote. A volte si concedeva attimi di pausa nei quali permetteva allo sguardo di indugiare sulla bellezza dell'azzurro profondo, ma sempre e comunque la giornata iniziava a prendere vita su questi pochi chilometri di asfalto che ormai per me rappresentano un'irrinunciabile presenza quotidiana. Ricordo ancora la prima volta in cui ci siamo conosciuti io e questa strada, 8 anni fa, quando, sceso dal traghetto a Palermo e attraversata la Sicilia, più ammaliato dai colori e dai paesaggi dell'entroterra che attento a seguire fedelmente le indicazioni del navigatore, mi trovai ad un passo dalla meta finale, ancora impegnato a mettere ordine tra le mille idee, dubbi, speranze, incertezze e attese di questa mia prima volta che, allora, sembrava una come tutte le altre della mia carriera professionale, ma che si è poi rivelata molto di più e molto d'altro. La conoscenza di pregi e difetti della viabilità siciliana mi ha spinto poi a cambiare percorsi per il primo e l'ultimo viaggio della stagione, preferendo gli agrumeti di Ribera e le terme di Sciacca come tappe intermedie. Ma sia io, sia questo mio pezzo di strada, non l'abbiamo mai vissuto come un vero tradimento, perché a tenerci legati per sempre è un'abitudine quotidiana di quelle che fanno sedimentare sentimenti veri ed eterni in chi è capace di provarli, come molte persone di questa terra. So già che domenica pomeriggio la percorrerò lentamente, come abitudine, con il finestrino aperto, distratto dall'ultimo occhieggiare del sole sul mare, lasciando che quei pochi chilometri di asfalto adempiano il loro compito, quello di abbassare la tensione prima dell'ennesima partita. A pochissimo dall'ottava prima volta, e so che anche in quell'occasione riuscirò a indignarmi per l'inciviltà di chi la deturpa, come molti altri angoli di una città che sento sempre un po' più mia, con un'interpretazione del tutto personale della raccolta differenziata, ricambiato dalla strada stessa con un'affettuosa complicità, con un silenzio colmo di parole nate dalla confidenza dell'abitudine. Molte facce ho conosciuto nella squadra di quest'anno, qualche volto nuovo, con le incertezze di sempre, ma anche con la consueta determinazione a lottare, a dare tutto quanto è dentro ognuno di noi per garantire a tutti la prosecuzione di una splendida avventura, dai connotati spesso assimilabili a quella del sogno. È questo che ci sentiamo di promettere prima di un derby che, come poche altre partite, saprà essere compendio assoluto di emozioni e difficoltà tecniche, di impatto emotivo e confronto sportivo. Questa strada ha conosciuto persone vere e giocatori di qualità che questa Serie A2 l'hanno conquistata, l'hanno difesa, hanno saputo donarla a chi ha creduto in loro e hanno cercato di abbandonarla solo per qualcosa di enormemente più importante. E oggi conosce coloro che ancora una volta vorranno onorarla con serietà ed impegno. In un blog che quest'anno uscirà alla vigilia di ogni partita in casa, vorrei che ad accompagnare pensieri e riflessioni non fossero più le parole colme di saggezza di uomini e donne di grande cultura e sensibilità, ma immagini e suoni di una realtà quotidiana che possa donare quella sfumatura di proprio e di esclusivo, con l'idea di fare quasi un omaggio a una società speciale e a una terra che ha saputo accogliermi e affascinarmi in modo unico. Ancora una volta questi pochi chilometri sono stati percorsi, ancora una volta è il momento di parcheggiare, ancora una volta con la determinazione del professionista, con la consapevolezza dell'adulto, ma anche con l'entusiasmo di un bambino, è giunto il momento di vivere le emozioni impareggiabili che sa dare il volo della palla alla prima contesa della stagione.